Forse ci siamo. Io sono talmente sfigato che neanche lo vedo, però vabbè, mi fido. Ho detto forse. Carico. Questa live. Mai tutte le. Te che dici? Eh? Un. Lo Ce chiami l'ho, al ma forse. lupo, al lupo, e poi alla fine, vabbè. Ok, dovremmo essere in Dov'è? diretta. Dovremmo, Dovremmo. forse, aspetta perché non. Eccoci. Parla! Ci sono, si sente? Allora, Sì, fateci sì. sapere se si sente bene, se i volumi sono bilanciati, se il flusso video. Cavolo, Todd! Funziona! Funziona, si sente, Ale! Funziona, Io vorrei ci siamo. dirti che in 3 minuti e mezzo ho fatto un setup fighissimo con i livelli audio perfetti e tu in 25 minuti non ci sei riuscito, Todd! 5 minuti, in 2 minuti e mezzo io sono arrivato, ma e non ho preso neanche il caffè, pensa te, manco il E caffè. forse è quello. Ciao a tutti ragazzi, bentornati live Ciao a su tutti. everyeye.it Q&A, quindi potete chiederci tutto quello che volete su tutto quello che volete. Giochi, film, boh, fatterelli di cronaca, Brexit, non lo so, che il cazzo che volete. Addirittura andiamo sulla politica, addirittura Brexit. Ok, Allora. dicevano che il mio adesso era un pochino più Ok. basso, ma mi regolo io. Mi regolo io, ho Ti già fatto regoli io, ho già tu? fatto io. Ok, ti regoli tu. Sì. Va bene. Allora, dunque, prima di iniziare però con le domande della chat, intanto vi saluto tutti e grazie per essere qua. Siete sempre tanti, nomi nuovi, vecchie conoscenze. È sempre un piacere passare qualche pomeriggio con voi. Quindi, insomma, grazie, grazie davvero. Però, prima di passare alle domande della chat, vado a recuperare quelle lasciate nel corpo della news. Vi ricordiamo, se ci state seguendo in differita, che potete, appunto, anche se non avete l'opportunità di partecipare, potete scrivere le vostre domande nelle news che trovate su everyeye.it e noi rispondiamo. La prima è Yes. quella di Mau Motors che dice: Ciao ragazzi, vi rinnovo i complimenti, siete il top e grazie davvero. Qualche domanda: credete che in futuro il supporto fisico dei giochi su console verrà eliminato e credete che possa essere un bene o un male? Beh, allora direi che la strada più o È meno è quella, quella. Poi sì. bisogna vedere quando ci arriveremo, ma prima o poi succederà, ragazzi. Prima o poi succederà. Esatto, però. Non adesso, ancora c'è bisogno del supporto fisico. Però un po' per motivi tecnologici e un po' per motivi di mercato ci stiamo arrivando. Quindi eccoci, eh. Se sia un bene o un male, secondo me abbiamo almeno altri 5 anni di supporto fisico, per conoscendo Io il direi mercato. forse anche 4, uno in meno, direi io, così. Cioè, tanto per dissentire. Ok, se sia un bene o un male, secondo me, se poi si innesca un meccanismo virtuoso per cui i costi di distribuzione, insomma, non vengono più calcolati, allora, insomma, probabilmente diventa un bene. Se i costi del digital delivery su console si avviano almeno, insomma, a seguire un po' la strada di Steam, che anche i titoli AAA non escono mai al prezzo a 70 euro, allora sicuramente è un bene. Sempre Mau Motors chiede novità su Rockstar? Assolutamente no. E poi No. domanda successiva che è legata, almeno dal mio punto di vista, avete un gioco in particolare che è sparito negli anni e vorreste vedere tornare su console? Io dico proprio Agent di Rockstar, che si vociferava potesse tornare. Tu che Soul dici? River, Soul River, Aspetta che Soul ti River. alzo, alzo il volume di Todd. Io l'ho rialzato ancora, Vabbè, sono no, oltre se proprio. no faccio io. Dovremmo aver raggiunto una buona qualità. Un buon livello. Tu dici Soul River e sai che a questo punto allora me l'hai risvegliato un po', eh? Oh, e allora, scusa, In effetti, in effetti. CM cavoli. Pumpkin chiede: Ma di Agent si è mai visto qualcosa? Un logo che era molto simile, fra l'altro, a quello di Rainbow Six Siege. Gliel'hanno anche rubato. Sì, ti hanno anche rubato, infatti, è vero. Che c'è? Probabilmente i capelli dice Age of Empire, addirittura. Ascolta, ma la seconda domanda la devo proprio leggere io? No, perché non riuscirò a leggerla e sicuramente mi Aspetta, verrà da ridere ancora. prima finisco le domande di Mau Vai, Motors vai. e poi tu puoi iniziare a Vai, vai. piangere davanti alla seconda domanda. I videogiochi li giocate Vai. ancora con la passione degli anni scorsi o è calata visto il vostro lavoro?
Io personalmente li gioco ancora con la stessa passione, quelli che voglio giocare. Molto spesso mi succede anche di giocare dei titoli che non vorrei, cioè che non avrei preso per preferenze mie, e magari insomma li gioco un po' più con neutralità, mai controvoglia, devo dire. Neppure Umbrella Chronicles, quella merda desolante di Umbrella Chronicles che ci siamo almeno divertiti qui su Twitch. Si è riso, dai. No, sì, stessa cosa anche per me. Alcune volte capita che proprio becchi la giornata no, il gioco no, e in generale è tutto no, però comunque ci provi sempre, per forza. Quindi per me anche è sì, assolutamente. Vai, procedi con le altre domande. Con la seconda domanda, vai. Dragon Demonist, vorrei fare una domanda molto scomoda. Secondo voi c'è in futuro la possibilità di vedere seriamente un Half-Life 3? Risponda io? Guarda, io sì, vai, rispondi tu, perché sono curioso. Non l'ho mai sentita poi sta risposta tua, Francesco, vai. L'hai sentita o no? Non so se l'hai sentita. No, in realtà l'ho sentita. Magari l'hai cambiata nel Magari tempo. L'ho cambiata. Secondo me sì. Arriverà, quindi. Secondo me prima o poi lo fanno. Sanno di avere una roba per le mani, una roba esplosiva. Il giorno che vogliono lanciare, non lo so, cioè il giorno che lo lanciano, internet impazzisce. Io non so se vi ricordate quello che è successo con Diablo 3, in cui sul nostro sito, su Every Eye, c'era la guerriglia per accaparrarsi i codici beta, cioè array di 500 codici andavano via in 42 secondi, e poi la gente ci offendeva perché ce ne avete troppo pochi, ne abbiamo dati 1500, ce ne avete troppo pochi, come se fosse cioè se fanno una roba, cioè se fanno uscire Half-Life scoppia tutto. Valve, sì, poi diciamo può essere che... anche una merda, ragazzi. Può essere anche una merda. Tanto comunque è Half-Life e sarà bellissimo. Secondo me aspettano il Source 16 prima di farlo uscire. Però vabbè, lo vedremo prima. Diciamo che Valve non ha nessun tipo di fretta, perché comunque i suoi introiti arrivano da altre parti. È diventata alla fine la piattaforma di publishing principale, quasi monopolistica su PC. Di fatto monopolistica, anche se poi c'è GOG, ci sono tanti altri, però insomma... sì, ma sono troppo indietro, anche se hanno dei titoloni, delle esclusive, comunque sono indietro, e quindi niente, può prendersi tutto il tempo che gli pare, e magari davvero quando vuole puntare fortissimo sulla VR e imporre uno standard e magari insomma spingere le vendite di un caschetto, fa uscire Half-Life 3 con compatibilità per HTC Vive. Vuoi che non ci sia gente che si compra €900 di visore per giocare a Half-Life 3? Ma subito! A voglia. Io sono uno di quelli. E qui c'è il secondo, e dei 267 che ci seguono, secondo me il 60%. Allora, salve sì, redazione. Sì, Salve redazione, questa ti interessa. Questa è la mia domanda. Quale Souls-like potrebbe, a vostro giudizio, aspirare a competere con i prodotti realizzati da From Software, tra quelli di prossima uscita? Nioh e Let It Die ne hanno le potenzialità o avete fiducia in qualcos'altro? Allora, personalmente io rispondo su Nioh e Let It Die, poi so che tu vuoi rispondere con altri... Lo sapevo. Nioh e Let It Die sono entrambi molto carini. Let It Die almeno ha un'ambientazione diversa, cioè tutte e due hanno un'ambientazione diversa, perché una è in Giappone del 1600, l'altra è questa ambientazione molto punk, in linea con quelle di Suda 51, quindi c'è dentro un po' di tutto, molto insomma cannibale come ambientazione. Sono entrambi molto carini, secondo me poi non avranno nessun dei due quel respiro che ha Dark Souls 3, però secondo me si vedranno buone cose dal fronte degli indie, e qui lascio a Todd la palla. Yes! Vogliamo parlare di Necropolis, dunque? Possiamo parlare anche di Aether? Possiamo parlare anche di Aether, che fra l'altro ho provato, e ragazzi, a breve, i prossimi giorni, uscirà anche un pezzo, insomma, un hands-on. Ovviamente l'ho provato alle 3 2016. Che ti dico io, però? Allora... per come la vedo io, Nioh è l'unico che forse ce la può fare, però secondo me a livello di carisma stare dietro a From Software, ragazzi, la vedo impossibile, no, quasi, molto improbabile, diciamo,
la metto così. Però, però anche io ci voglio sperare. La, secondo me qui la competizione in questi termini fa sempre bene. Sono molto interessato a Necropolis, però ragazzi, trattandosi di indie poi alla fine spesso, ok, bella la forma, grande ricerca stilistica, no? Però magari poi i contenuti, la sostanza sono sempre un po' meno. Vediamo com'è, però io su Necropolis ci punto parecchio. Arriva anche Below, che dovrebbe avere qualche meccanica Souls-like, eh? E lo aspettiamo, sì, tutti quanti. Sì, è un roguelike, sì. Roguelike super cattivo, esatto. Super cattivo. Però anche lì, vabbè, c'è uno stile incredibile. Si sta facendo attendere un po' troppo, secondo me. Allora, mentre allora, invece, ragazzi, di Eitr, vi anticipo, scusami Fra, solo vai, al vai, volo vai. Perché me lo chiedevano, ora che ci ripenso. Di Eitr, vi anticipo al volo che promette bene, ma con qualche riserva. Quindi restate okay. Sulle pagine di Evrea.it se volete sapere le nostre impressioni più approfondite e dettagliate. Vai! Allora, rispondo brevemente a qualche piccola domanda in chat, mi chiedono se sono pronto per domani, ricordate inizia la Discomfort Zone su Alien, non so se sono così pronto, lo giochiamo a difficoltà quasi massima, non massima, la domani come la quasi facciamo... massima, non è la massima. Sì, va bene, facciamo quella massima per il massimo Discomfort. No, ce l'ha fatta Serino, la ce la sì, devi fare anche okay. Te. Domani alle 4 facciamo sì. Due ore. E poi la settimana prossima invece la facciamo in notturna. Ci chiedono che fine ha fatto Tommaso Fires, è a Londra a vedere Warhammer. Quale Warhammer? Ce ne sono miliardi, aspetta ve lo dico. 50.000, altri 10.000 in più te ne regalo, vai. È a vedere Eternal Crusade, e quindi ve lo racconterà entro breve. Ci chiedono anche delle novità di Days Gone, ma no ragazzi, è troppo presto, cioè nel senso ce l'hanno fatto vedere a Los Angeles, punto e basta. Vi confermo che la presentazione con cui è stata chiusa la conferenza Sony, quella di Days Gone, non avrebbe dovuto essere quella lì, Non ho avuto... Ah, quindi l'hai saputo? Sì. Okay, vabbè, okay. Mau Motors, un'altra domanda sempre dalla chat, dalle news. Tra FIFA e PES, quale dei due al momento ritenete migliore come gameplay e grafica? Come grafica, io ti dico, senza ombra di dubbio, FIFA. Hanno fatto un lavoro eccezionale dal punto di vista dell'implementazione del Frostbite. Come gameplay... è ancora un po' presto per tirare le somme, ma attualmente la situazione è questa. FIFA, nonostante le tante novità che sembrano state implementate sul fronte delle animazioni, sul fronte della gestione dell'intelligenza artificiale dei compagni, è ancora comunque, insomma, sta nella sua... non esce dalla sua comfort zone, ecco, non fa la discomfort zone, quindi... Sì, la comfort zone, ecco, ok. Ecco, resta ancora conservativo in buona sostanza, il ritmo di gioco è quello lì. E quindi non aspettatevi sconvolgimenti. PES invece io continua, sono diciamo, sempre stato vai no, è stato, si è lanciato l'anno scorso, continua in questa sua questo suo tentativo di recupero e lo fa secondo me molto bene. Tra l'altro è stato premiatissimo alle 3 di Los Angeles perché dal punto di vista del gameplay forse insomma si è preferito questa verve. Io personalmente sono sempre stato un tipo, cioè ho cominciato con i Winning Eleven, poi ho avuto una decade di FIFA e l'anno scorso sono ritornato a PES perché mi piace da morire il Fox Engine, però adesso che c'hanno il Frostbite come faccio, bra? Come faccio? No. Devo tornare di là un'altra esatto, volta. Senti, no, Rock comunque... Hanson, non dovevano mostrare Days Gone, dovevano mostrare un'altra demo e poi è stata sostituita con quella di Days Gone che era stata preparata solo per il BCD, cioè Behind Closed Door, solo per le presentazioni private. Poi siccome all'annuncio di fine conference l'hanno dovuto togliere, non si sa per quale motivo esattamente, allora hanno infilato quella demo lì. Per agganciarci un attimo alla domanda di prima, che vedo che qualcuno ancora continuava, sempre per il discorso Souls-like, vi posto anche questo. Absolver, titolo pubblicato sì. Da Devolver Digital, pubblicato, uscirà nel 2017, insomma, che ho provato in anteprima lì a Los Angeles. Molto figo, dateci uno sguardo. Perfetto, allora, ci abbiamo altre domande? Ci abbiamo altre domande? Ovviamente sì. Non ho molto capito la dinamica del crossplay tra Xbox One e PC, quindi io giocatore console potrei giocare ad un FPS online contro uno che usa mouse e tastiera, penso sarebbe la morte dell'Xbox Live e della console. Allora, Zotpower,
è ancora, cioè, bisogna capire un po'. Idealmente c'è questa possibilità, però penso che poi saranno i titoli singoli a decidere se implementarla o meno. Immagino che tutti i titoli prime parti la implementeranno perché Microsoft vuole puntarci, quindi magari Halo 5, cioè Halo 5, un futuro Halo 6, te lo giocherai con questo crossplay, ammesso non concesso che Halo 6 arrivi anche su PC. Però, ecco, magari tutti gli altri prodotti invece dovranno decidere un po'. In effetti, qualche problematica all'orizzonte si profila. Magari viene data la possibilità al giocatore di scegliere, cioè se aprire a tutti la coda, per esempio, oppure chiuderla, nel caso del multiplayer, dico io, perché sennò effettivamente, come diceva appunto il nostro utente, la vede un po' dura. Vabbè. Allora, c'è qui, sai che ballerina, Ogni volta ci lampiamo, abbiamo un campione ogni che volta mi con dice, questi Fra, mi nomi, ricordi ragazzi. dove dovrei ballare, però c'è uno sbaglio filologico in realtà, perché non è sai che ballerina, è sai i che, cioè i che è questa contrazione, Che sai che cosa ballerina, in toscano diventa sai i che ballerina, quindi manca una C secondo me. Allora, Serena Schwester 27. Ragazzi, news su Yooka Laylee confermata l'uscita lei lì. d'agosto? Io lo aspetto troppo. Per il momento sì. Fra l'altro, Todd, l'avevi visto tu anche? No, non No, l'ho Dario. provato. Dario. No, l'ha provato Dressen. Dressen, ok. Ma Dressen, l'aveva. l'ha Ah, ok, provato sì, è vero, è Dressen. vero. Mi diceva che l'ha trovato Ora lo cerco abbastanza. e lo riposto. Mi diceva che l'ha trovata abbastanza in forma, quindi l'uscita d'agosto per il momento non sembra messa cioè non sembra in pericolo. No, no, infatti. Allora, CM Pumpkin, sì, Cotolozza, arriviamo alla domanda sotto l'articolo. Allora, ne mancano un paio di domande sotto l'articolo, quindi poi iniziate pure a scrivere le domande qui in chat. Fra l'altro, Todd, vi ricordo che ha recensito anche la nuova scheda AMD, quindi se ci sono Esatto. la RX 480, quindi se ci sono domande anche RX4. sul fronte tecnico, fatele serenamente, Sparatele perché pure, insomma lui sono ha qui fatto apposta. un sacco di benchmark. Un paio di domande. Ale, la contraggo un Finiamo quella di po', Alex, mi sembra se è importante, tra l'altro, importante, no? la C'è proprio un bel contraggo. discorsone, facciamo lo Esatto, spiegone. la Vai. contraggo un po'. Sostanzialmente lui ha giocato sia Uncharted che a Tomb Raider e sostiene che Tomb Raider gli sia piaciuto di più dal punto di vista della varietà, grazie alla caccia, alla raccolta di risorse, il leveling e una quantità di tesori decisamente maggiore. Mentre, insomma, il punto Uncharted l'ha colpito soprattutto dal punto di vista tecnico, però ritiene un'avventura meno densa e più noiosa quella di Uncharted. Potete farmi qualche chiarimento riguardo al motivo per cui la serie viene valutata molto di più rispetto a quella di Tomb Raider. Allora, io ti dico qual è il mio punto di vista. Proprio con gli ultimi due capitoli di Tomb Raider, secondo me, la saga di Square Enix si è proprio distanziata da quella di Uncharted, andando ad acchiappare meccaniche di survival, di crafting e comunque un sistema ruolistico in qualche maniera, e allontanandosi un po' dall'incedere invece molto più spettacolare narrativo che ha Uncharted 4. Sono due modi di intendere l'avventura abbastanza diversi. Secondo Molto me, diversi, sono d'accordissimo. Tomb Raider ha fatto molto bene perché raccontare una storia come quella di Uncharted senza avere le potenzialità tecniche di Uncharted è difficilissimo. Davvero lì a quel punto emerge di Bravo, bravo. prepotenza la linearità proprio perché non c'è il valore aggiunto della recitazione digitale, della spettacolarità, della qualità dell'ambientazione. Secondo me, per com'è concepito, cioè l'idea di titolo avventuroso, di storia avventurosa, Uncharted 4 fa cose che io non ho mai visto fare a nessuno. Cioè, come ti mette dentro le Anche a me. atmosfere, come ti fa scoprire delle nuove ambientazioni, come, cioè, ha questo amore per l'archeologia che vabbè, sempre un po' archeologia molto romanzata, però Certo, ecco, certo, certo. in Tomb Raider è un po' sparito, c'è cioè più cioè, l'attenzione sulla componente survival. Quindi, secondo me, Guarda. oggi. Dimmi. No, vai, scusa, Secondo scusa. me, oggi metterli proprio a confronto
è un po' più difficile di quanto non lo fosse con il Tomb Raider classico. Comunque, per me, ecco, Uncharted resta per dinamismo delle sparatorie, per questi motivi che ho spiegato, resta qualcosa che io non ho mai visto nel mondo videoludico. Tomb Raider, anche perché ha acchiappato questi elementi che comunque non sono originalissimi, insomma, fa delle buone cose, però poi ecco lì la narrazione invece è un po' carente. A me, ad esempio, a livello narrativo è piaciuto di più Tomb Raider che Rise of the Tomb Raider. Quindi insomma, non lo so, sicuramente è andata alla ricerca di un sistema di un gameplay più vario. Se queste sono le tue esigenze, non c'è niente di male a dire che lo preferisci. Insomma, poi di nuovo, ribadisco, le recensioni si basano anche su quello che è l'orizzonte personale, insomma, e quindi Certo, è certo. normale. Io dico Allora, la mia, secondo vai. me, all'infuori di tutto quello che hai detto te, e sono ovviamente d'accordo, anche Sì. se devo dire che l'ultimo Tomb Raider ha fatto un lavoro comunque incredibile, un grandissimo balzo avanti dal punto di vista tecnico, soprattutto sul motion performance, che è veramente ottimo anche lì, però certo, poi Uncharted è Uncharted. Io dico solo una cosa, secondo me c'è un particolare elemento che poi è quello che insomma sposta l'ago della bilancia, almeno per me, che Uncharted ha. E invece Tomb Raider non ha. Uncharted ha l'elemento Goonies, ok? Cioè proprio il momento Goonies lo chiamo io, che non ha trovato mai in Tomb Raider. C'è un'altra cosa in Tomb Raider che però è diversa. Ecco, se cercate il momento Goonies, proprio il gusto per l'avventura, che è anche paradossalmente più, non so, più nascosto, no? Dentro, che ti fa tornare più ragazzino. Ecco, quello secondo me c'è solo in Uncharted, non l'ho trovato da nessun'altra parte, è unico. Va bene. Chiuso. C'è un Alessio Marcuta che non gliene frega moltissimo a quello che ci dice in Si vede. chat. Non gliene frega tantissimo Vabbè, di queste cose. sta trollando, Sì, immagino che no, no. a breve arriverà, La eccolo che è scure di arrivato. Carlo. Sì. Ma comunque ci fa sempre Pala il piacere. martello. Ci fa sempre piacere, sai quello che ce ne frega a noi. Allora, CM Pumpkin, nel senso delle sue uscite. Ciao uomini Certo. belli, vorrei sapere la vostra opinione su tre titoli indie che sono passati un po' in sordina. I giochi in questione sono Song of the Deep di Insomnia, che sembra un Metroidvania ispirato artisticamente e con puzzle ambientali molto interessanti. Death's Gambit, che sembra la struttura da Metroidvania, aggiunge meccaniche puramente Souls-like. Infine Bound, artisticamente stupendo, ma con un gameplay ancora non completamente chiaro per me. Ok, Song of the Deep secondo me è molto interessante, esce fra l'altro a luglio, mi sembra a fine luglio, e è esattamente questo, un Metroidvania con un'ispirazione artistica molto forte e anche dei puzzle ambientali interessanti. Mi piace meno invece Death's Gambit, che secondo me non riesce, è una sorta, sì, sembra un Metroidvania con un sistema di combattimento un po' simile a Salt and Sanctuary. Però secondo me né a livello artistico né a livello di fluidità ce la può fare, cioè Neanche, secondo sì. me non ha quello spunto, sarà una cosa, insomma, molto, non dico mediocre, ma nemmeno, cioè almeno poi magari ci stupisce, però da quello che abbiamo visto fino ad adesso non lo so. Bound è molto bello, non so, cioè io ne ho scritto un Bound paio di volte, eh. l'ho visto pure io, sì, infatti, però è sempre quella poi la demo, vero? Sì, Cioè è la demo sempre che hanno quella. mostrato anche a queste tre è sempre la stessa, quindi non lo so, boh, anche a me mi Riassumo confonde un po'. brevemente, il gioco è fatto, sviluppato con l'aiuto di Santa Monica Studio dal Team Plastic. Il Team Plastic sono quei ragazzi che vengono dal panorama delle demo scene, quindi molto bravi tecnicamente, ma appunto facevano delle esperienze interattive e a volte nemmeno interattive, solo spettatoriali, solo per mostrare le qualità, cioè le loro qualità sul fronte tecnico. Il primo titolo che è arrivato su PlayStation è appunto Lingering Shadows, che era una roba solo spettatoriale. Poi dopo si sono dati al Move con Datura e adesso fanno Bound. Anche Bound segue un po' la filosofia di base del team di sviluppo, quindi è un platform 3D ma molto leggero, cioè è molto lineare, molto guidato. La cosa bella è che però prende
le caratteristiche motorie, il gameplay del platform e le veste di una forza estetica in qualche maniera, perché il personaggio principale, tutti i movimenti sono coreografati da una ballerina, quindi un semplice salto smette di essere solo il salto, ma si veste anche della bellezza del salto, della bellezza del movimento. Esteticamente invece è ispirato ai movimenti artistici del futurismo, quindi insomma le inquadrature, le scene, i panorami tendono a ricordare cioè, le opere d'arte più conosciute dei futuristi. Bene. Allora, io vi dico, ragazzi, ho visto che nel frattempo che facevamo lo spiegone su Uncharted sono arrivate un paio di domande tecniche sulle schede Vai. video. Non le ritrovo, ragazzi, riproponetele ora che le leggiamo. Siamo più veloci, le leggiamo. Le te le trovo io, Todd. Visto che sono molto aggiornato sulle uscite hardware, mi sapresti consigliare una configurazione per PC da 1200-1300 euro? Se secondo te va bene per giocare decentemente, ovviamente. Io cercando su internet avevo in mente i5 6600K, GTX 970, G1 Gaming e una Gigabyte Z97X Gaming 5, poi tutto il resto. Allora, 1300 euro sì, secondo me sicuramente. si fa un Allora, i5 manco un 980. sì, allora il problema di. Io, ragazzi, prendere una 980 ora la vedo un po' così. Proprio perché c'è la RX 480. Poi Esatto. io, è ovvio, c'è chi preferisce AMD, c'è chi preferisce Nvidia. Io ho tutta Nvidia, però al momento monto AMD AMD e spacca. oh, ragazzi, va. Che gli vuoi dire? Se va, va, non c'è No, niente da certo. fare. Se va E ci gioco e costa la e, co metà. e costa comunque 100, sì, 160 euro in meno. Insomma, la 980 costa al momento intorno ai 400 euro, mentre la 480 costa 2,70. Cioè, ho visto c'è gente che l'ha comprata 2,70, 2,60 l'ha ordinata per il Sì. momento. È un po' difficile da trovare all'inizio, ragazzi. Dovete aspettare. Io andrei semmai su una 1070, però la 1070 ti costa 500 euro, però sappiamo benissimo che rende di più. Devi vedere un po'. Secondo me puoi anche risparmiare un pochino più sul processore ed evitare il 6600K, che ok, è il top di gamma degli i5, ma detto fra noi non è che ci fai tutto sto granché se ti c'è tutto sto cambio fra il 6600K e il 6500 liscio, detto fra noi, e ti risparmi un'altra sessantina di euro. Però, insomma, potresti voler aspettare. Io forse ti Comunque, consiglio un attimino, con ecco. 1300 si fa un PC che gli dura 5 anni. Ci viene una bestia, certo che sì, certo che sì, a voglia. Potresti prendere, cioè se vuoi prendere SSD e tutto quanto, devi comunque andare sull'i5. Se invece ti interessa, magari non vuoi l'M2 super cazzuto della Samsung e vuoi magari un SSD più tranquillo perché non hai tutta questa necessità, puoi tranquillamente andare su un i7. Ce la fai, secondo me, ci arrivi preciso. Quindi, poi. Poi allora c'era in realtà The Boss che chiedeva: Monster Hunter c'è qualche possibilità che vada su console current gen? Ma io la vedo difficile, Capcom lo sta tenendo su mobile, gli va benissimo così per il momento, non lo so, non mi sembra intenzionata a portarlo su console casalinghe. C'è Yu che passa a salutare, ci fa molto piacere. How are you? Ok, c'è Marco Weber Allora, c'è una domanda che dice che. interessante di. Vai. Vai, No, volevo poi di là che solo, ci insomma, parliamo subito. dire a Mark che appunto ci fa piacere che le nostre discussioni inneschino anche i commenti della chat. Dice Uncharted 4 alterna momenti di esplorazione e momenti di azione. L'inizio è un po' lento, ma dopo il ritmo aumenta. Comunque i Naughty Dog hanno fatto bene a restare fedeli alle origini. Sono d'accordo con il 95% di Francesco. Altri titoli come The Last of Us meritano il 100% senza indugi. Sì, The Last of Us secondo me ha molto più impatto a livello narrativo e anche molto più originale per certi punti di vista. Sta uscendo per console, chiede Tlack, The Banner Saga 2. So per certo che c'è una traduzione amatoriale che sicuramente su PC diventerà ufficiale. Sapete se la versione console arriverà tradotta? Ma arriverà tradotta? Penso proprio di no. Se poi la traduzione su PC Più diventerà avanti. Sì, ufficiale, sicuramente la patcheranno. la pacciano anche lì, sicuro. E succede spesso, ragazzi, quindi non temete, succede molto molto Leonardo, spesso. Todd, ho una 960, secondo te mi conviene passare alla RX 480? Dipende quello che ci vuoi fare. Se hai una scheda della generazione vecchia, è ovvio che ti dico, magari passa a una 480 o se te la puoi permettere una 1070, magari.
Però ecco, la 960 comunque è una RX 480 oppure una 1070 Sì, dell'NVIDIA. Però io ti esatto. dico, onestamente, se hai già la Maxwell, sì, la 480 gli sta sopra, però non lo so se ti conviene spenderci soldi. O spendi un po' più e ti vai su una 1070, oppure secondo me non avresti quel mega guadagno, capito, sufficiente. Poi bisogna vedere anche che strumentazione hai, se hai un monitor in 2K e mezzo, magari sì. Magari sì, Ok. però non lo so. Io aspetterei al posto tuo. Io aspetterei. Allora, Allora, vai, c'è una cerca, domanda vai, vai, vai. interessante di che la stavo leggendo prima. Allora, Vai. ragazzi, secondo voi fra quanto si arriverà a una grafica fotorealistica? Proprio sul serio. Secondo alcuni esperti, entro 10 anni su PC si avvicinerà molto, anche se non è un traguardo da inseguire. Voi cosa ne pensate? Allora, per me 10 anni sono abbastanza credibili come stima. Bisogna vedere anche che cosa intendono gli analisti per grafica fotorealistica. Il problema, ragazzi, non è raggiungere la grafica fotorealistica, è quanto i tempi anche di produzione di un gioco possono permettersi di stare dietro a sta grafica fotorealistica. Perché a livello di costruirla la grafica e di potenza, già siamo lì. Già siamo lì, magari non con questa, ma con la prossima generazione di schede ci arriviamo. Il problema poi è che ancora i tempi di produzione sono molto lunghi per creare contenuti effettivamente seri, fotorealistici, ok? Quindi ancora il gioco non va alla candela, non so se mi sono spiegato, però probabilmente fra 10 anni ci arriviamo. Te che ne pensi, Fra? Guarda, sono d'accordo con te. Il problema è veramente il tempo di produzione, perché non. Anzi, devo dire che questa generazione, cioè se ne sono già accorti tutti, questa generazione di console addirittura ha fatto un grande passo in avanti, assimilando l'architettura sia di Xbox One che di PlayStation 4 a quella PC per fare in modo che gli studi di sviluppo potessero lavorare anche senza allungare troppo i tempi per fare ottimizzazione su hardware, cioè su processori come il Cell di PlayStation 3, insomma. È veramente importante abbattere quei costi lì e chiedere a un team di stare anni e anni per fare una grafica fotorealistica diventa difficile, in pochi se lo potranno permettere. Quindi, insomma, ripeto, sono completamente d'accordo. Sottoscrivo tutto quello che hai È detto. una questione di motore. Quando i motori per la creazione, gli SDK, i Software Development Kit, saranno talmente avanzati da togliere effettivamente carico di lavoro dalle spalle degli sviluppatori e sveltiranno il processo di produzione, a quel punto avremo una grafica fotorealistica. Ma in termini di potenzialità e di potenza proprio di calcolo, quasi ci siamo, quasi ci siamo. Ok, Poi, ripeto, il problema è il tempo. Double D chiedeva se c'è qualche perla nascosta fra le promozioni del PlayStation Store. È stata avviata l'offerta a tutto Giappone, cioè l'iniziativa a tutto Giappone. Ci sono quindi sconti importanti su tutti i titoli che arrivano dalle software house nipponiche. Sto guardando adesso, ma non mi sembra di scoprire qualche nessuna perla nascosta, diciamo così. Adesso però se le trovo ve le dico. Beh, ad esempio c'è questo Rogue Galaxy che ovviamente è uscito su PlayStation 2 inizialmente di Level 5 e adesso è scontato del 53%, costa 6,99€. Se non vi spaventa l'anzianità, giocatela. E forse c'è anche Strider. Sì, ragazzi, Strider, risparmiate il Beh, 60%, 5,99€, è un bellissimo Metroidvania, proprio bello bello bello, è uscito l'anno scorso. Mi sembra sì. attorno Yes. a febbraio-marzo, ma cioè, dategli un'occhiata perché è, secondo me, molto molto efficace. Trovi altre domande? Allora, c'è anche per esempio Shala Shaolin che chiede: fino ad oggi qual è il voto che dareste al 2016 di Capcom? Tra il flop di Street Fighter V, Umbrella Corps e qualche remastered? A mio avviso di troppo, dice lui. Oltre a Resident Evil, non è un po' poco? No, no, Te no, che ne pensi, il Fra? 2016 di Capcom è disastroso, ragazzi. Capcom deve darsi una bella svegliata. Per il momento, almeno per gusto mio, l'unica cosa che funziona è il rinvigorimento della saga di Resident Evil. A me il passaggio alla prima persona piace, a me la demo non è Anche a me. dispiaciuta. Non è dispiaciuta per niente. So che, insomma, in tanti non sono d'accordo, però secondo me, al di là dell'efficacia dei jumpscare, aveva una bella atmosfera, il passaggio, insomma, l'idea di
stare sempre nella stessa continuity, ma almeno provare a passare nei panni di una persona normale invece che di un agente della Di stanza quei armato. cosi lì che sono Esatto, diventati ecco. delle cose sovraumane che non si reggono più. Secondo me quella funziona bene, però poi per il resto, cioè Dead Rising 4 è un po' È un grande po' mosso, ragazzi. Io delusione, l'ho visto grande un po' delusione, moscino. grande delusione. Identico al 3 con coso, sì, Frank West, però non lo so. Su console portatile, Street Fighter 5 sì. invece, gran casino al lancio che ancora stanno mettendo le toppe. Ora dovrebbe arrivare appunto la modalità, la story mode che ha ritardato È ovviamente uscita, doveva di uscire venerdì, tantissimo, ma esatto. si può E scaricare. l'hanno anticipata. Esatto. Quindi ragazzi, vediamo se riescono a ritirare su un po' anche lì, però una grande occasione sprecata anche secondo me. Anche secondo me perché il gioco in realtà meritava tantissimo, ma proprio tantissimo. Vabbè. E poi, vabbè, in realtà su console portatile Capcom fa bene, c'è cioè il suo Monster Hunter, funziona bene, fra un po' arriva anche un'anteprima, un'end zone su Monster Hunter Generations, e poi se non sbaglio verso metà luglio arriva anche la nostra review, lo stiamo già giocando perché ce lo fornisce molto in anticipo, e secondo me anche i Saturn ha qualcosa da dire, a me è una saga che piace molto, però deve fare qualcosa Capcom per, insomma, darsi una svegliata. Sì. Allora, siamo un po' Marco indietro con le Joker, domande, sì, eh? Marco Joker Vai. chiede: ci sono possibilità di vedere un Payday 3 a breve? A breve, secondo me, no. A breve, secondo me, no. Che si vedrà, credo proprio di sì. Però per il Ma momento la sì. community sta andando, è solida sul 2. Il team di sviluppo, fra l'altro, poi si è messo a sperimentare su roba nuova. Quindi probabilmente non a breve. Vinzolo chiede: chi lo recensisce Monster Hunter X? Lo recensisce il nostro Giovanni Calgaro, che avrete letto, insomma, è un espertone dei prodotti nipponici. Giappa, giappa, yes. Subnak, in vista della Discomfort Zone, una domanda un po' strana, ma se trovassi Alien Isolation per PS3 a pochi euro, lo dovrei prendere? È giocabile su All Gen? Guarda, io non l'ho proprio mai visto Manco su All io, sai Gen. che non l'ho mai Però mi visto neanche ricordo io. che Andy mi diceva di averlo visto e che era un po' un disappunto, perché è un titolo che punta molto forte sull'atmosfera, e l'atmosfera si costruisce anche grazie alla tecnica, e su PlayStation 3 Sì. faticava un po'. Dorian Barocco, ragazzi, pongo una domanda riallacciandomi all'argomento della chat di inizio live. Secondo voi cosa ci vuole perché i movie game, i film tratti dai videogiochi, possano ritagliarsi un posto sul mercato cinematografico? Ci vuole il coraggio di fare un film che prende solo l'universo di riferimento e poi fa il film, cioè nel senso smette di voler strizzare necessariamente l'occhio alla fanbase. Esatto. Non lo so, forse Assassin's Creed, non lo so, cioè la scelta degli attori è importante, È molto importante. però in effetti era importante anche Prince of Persia, e insomma. E io c'ho un po' paura, io c'ho un po' paura. Staremo a vedere, staremo a vedere. Come sarà Hawken su PlayStation 4? Chiede Fox Mulder. Ma sai che non sembra male, su PlayStation 4, Pirello è Hawken. molto contento, Sì. nel senso, lui non vede l'ora, lui, io Sì, un po' sì, sì, sì. meno, però secondo me non verrà male. Alex Lachu, Professor Layton, io adoravo, che fine ha fatto? Professor Layton, secondo me, si è un po' stancato lui stesso della formula di gioco. Ne sono usciti 6, più il discreto Professor Layton versus Ace Attorney, che era, cioè, giocatelo perché è pieno di sorprese. E non lo so se il team sta lavorando a qualcosa. Probabilmente adesso sono un po' concentrati su Ni no Kuni 2. E non lo so. C'è bisogno di trovare una nuova chiave di lettura, perché se no un altro episodio tutto uguale ai vecchi Layton, per quanto gli enigmi fossero sempre interessanti, secondo me non ci stava. Hanno fatto bene a prendersi un po' di pausa. Dado! Voi Monster Hunter non lo vorreste in una veste rinnovata e svecchiata su una dannata PlayStation 4? Sì, Sì, volendo sì. ma è.
Però è difficile, anche perché ragazzi, io torno a dire, come intendiamo noi europei l'evoluzione del gaming, in Giappone è un po' diverso. In Giappone sono super contentissimi della staticità della formula di gioco. E quando parlo, ogni tanto mi è capitato di parlare con Capcom, di fare qualche intervista, loro dicono, vabbè, i nostri utenti qui in Giappone sanno quello che vogliono, sanno quello che aspettarsi, noi non vogliamo scardinare cioè, le loro attese, giocare con le loro aspettative. Quindi per noi va bene così, altrimenti rischiamo di rovinare una formula che funziona. A me piacerebbe vederlo su PS4 con anche magari qualche cambiamento nel passaggio delle aree dall'una all'altra, si potrebbe fare invece qualche cosa di un po' più vasto a livello di ambientazione, sarebbe fighissimo. Eh già, però è così. Noi purtroppo qui mi sa che ci attacchiamo. Vai! Allora, siamo tanto tantissimo indietro. C'è una Siamo domanda tanto su Resident Evil tantissimi, fra 7. l'altro, grazie. Grazie di cuore, ragazzi, come al solito. C'è una domanda su Resident Evil di Danilo, che in pratica abbiamo già risposto prima. Si chiedeva se secondo noi lo spostamento della visuale in prima persona non uccide un po' la vera natura del gioco. Secondo me no, aggiungo anche la mia opinione. Io dico, per me ben venga, guarda, si era arrivato secondo me a una saturazione eccessiva della saga e sono contento del cambiamento. E Mark Webber 95 invece fa una speculazione, azzarda una speculazione. Secondo me era Red Dead Redemption ad essere stato sostituito da Days Gone alla Sony Press È Conference. l'unico motivo per cui è plausibile che sia ambientato ad Orlando. Perché se è ambientato nel Far West, cioè nella frontiera dalla parte opposta dell'America, per quanto violento possa essere, io non vedo che connessione possa avere con la strage di Orlando. Se invece è ambientato a Orlando, non so perché magari facevano partire le ferrovie, batte la pesca, magari è una fase un po' precedente. Allora può essere, insomma, però mi sembra veramente difficile. Se davvero poi Rockstar fosse salita sul palco della conference Sony, sarebbe stata fra l'altro una roba epocale e quella conferenza lì, cioè, bisognava proprio santificarla, Sì. non lo so. Sì, assolutamente, assolutamente. Ci saremmo dimenticati anche di Crash Bandicoot, secondo me. Vabbè, sì, anche Capirai poi perché quello secondo lì. me Crash Eccolo, Bandicoot è l'annuncio più debole della finisciamo. roba. Più debole della conferenza Sony. Beh. Vi posto il link al video, se non l'avete visto, dei blooper delle tre, in cui io confermo verso la Vai. fine che, insomma, Todd, allora sei Che stronzo. io sono uno stronzo, che io sono uno stronzo. Intanto Io te lo si è metto. palesata anche sulla chat, sai che ballerina, quindi insomma questo, no, questo nuovo utente che non ha nulla a che fare con l'altra, sai che ballerina, mi fa piacere che ci sia Sì, che non ha Fossant, nulla a che fare con un altro personaggio che noi con Andrea conosciamo, tra Porta l'altro. AI, con Attenzione, attenzione. Certo. Fossa, dopo l'altra sera hai saziato la tua fame di pestaggio a mani nude con Pierpaolo Greco? No, 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 non ci siamo pestati, ci siamo abbracciati molto, tanto ho vinto io. Ho anche la coppa, la vado a prendere. Fai una chiamata a Greco per ricordargli quanto ne ha buscate in Uncharted 4. Leggi tu una domanda e vado a prendere la coppa, vai. Vabbè, allora vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo. Allora, domanda: quanto dobbiamo aspettare ancora per vedere la 1080T? Secondo noi, guarda, secondo me non tantissimo. Adesso bisogna lasciare un attimo fare il suo corso. Però, guarda, su EveryEye già trovi, sono già uscite le specifiche, insomma, cioè, abbiamo scritto anche un articoletto un pochino su delle indiscrezioni, non si sa tutto ancora, ovviamente, però lo trovi sulla sezione tech di EveryEye.it, quindi darci uno sguardo che vedrai che la trovi. Dovrebbe essere proprio in home page ancora. Sto facendo il C'era coglione qualche... da almeno 10 secondi, facendo Ah, ok, vedere. no, io lo vedo adesso No, per... Ok, va bene. Dai, però è una figata. ok. Coppa! No, è una È coppetta una del figata. cazzo. Fra l'altro, io la vedo No, anche. è carina. È carina, Ma sì. che cosa? Io l'avevo anche persa di vista perché hanno fatto una coppa per squadra, insomma, ne potevano far 5, eravamo 5 partecipanti, poi se no toccava litigarcela. In realtà poi mi è stata assegnata
d'ufficio da Roberto Buffa che mi ha detto: no, come MVP della serata è giusto che la prenda tu. E io saluto Oh, Roberto, bravo ringrazio. Franco, parte l'applauso, vai. E niente. Allora, aspetta che torno dietro, ce ne sono tantissime di domande. Allora. No, Buffa c'ha questa, Roberto c'ha questa voce molto impostata, così, però no, non era quello che urlava di meno, cioè gli YouTuber facevano un casino, ragazzi. Ragazzi, era un bordello Ma io sono incredibile comunque. uscito Fra, con un mal di testa. ma io. Beh, io ti giuro, io cioè, stavo lì in live, ma dovevo togliere il volume perché non si Lo reggeva. so, lo so. Non Fra si l'altro reggeva. non avevamo i nostri, Terrificante. non avevamo i nostri microfoni, quindi la webcam, cioè la PlayStation Camera prendeva l'ambientale. Prima di iniziare, Sony ci aveva, quei ragazzi di Sony ci avevano anche detto: mi raccomando, ragazzi, so che fate spesso le live, quindi contiamo su di voi per avere un paio di feed, video un po' più istituzionali in cui raccontate l'andazzo del match. Sì, ma cioè, era impossibile anche volendo. È impossibile. Allora, Marco Joker chiede se domani la Discomfort la farai da solo, ci sarà qualcuno con te, io o Solo? Morlu? No, no, ma No, che da la fai da te, solo. no? Certo. Se la La Discomfort si fa discomfort da è solo, così. scusa. Anche perché poi Solo noi la domani. facciamo insieme, ma quella è la Domani Drunk Souls Run, diverso. è la puntata inaugurale. Poi dopo ne facciamo in notturna, al buio. Ah, voglio vedere se salti poi, eh. Voglio vedere se salti. Vabbè. Lorenzo ti chiede se sai una data di uscita per The Surge. No. Surge. No, 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 non c'è ancora. Neanche io. Non c'è ancora, però ragazzi, tenetelo d'occhio perché sembra figo. È quello dei Deck 13, che sono quelli che hanno fatto Lords of the Fallen. Lords of the Fallen non gli è venuto tanto bene, ma secondo me ha venduto un botto. A me non piace tantissimo. Questo The Surge è un hack and slash, in buona sostanza, in cui si controlla un personaggio dotato di un esoscheletro che può proprio smembrare gli avversari, altrettanto dotati di esoscheletro, per recuperarne poi le componenti e utilizzarle per potenziare la propria, il proprio mech. Avete provato Allora c'è Inside? Alex. Chiede Mark Scusami. Weber. Lo sto giocando io. La recensione arriva da Andrea Dresseno. Io lo sto, cioè, lo Ma sto, sei, lo, non ci credo, non ci sì. credo, è E dovrebbe. vero, E ovvio, dovrebbe è assurdo. arrivare domani, probabilmente. È bellissimo. Allora io lo sto giocando anche io. La settimana prossima vi faccio una live. Fra l'altro, la settimana prossima vi facciamo vedere Fury, che arriverà gratis con PlayStation Plus ed è un action shooter molto molto bellino. Vi facciamo vedere Inside, vi facciamo vedere Trails of the Blood Dragon, andiamo un po' sulle produzioni digital delivery, rifacciamo la Discomfort Zone, rifacciamo il Q&A, quindi insomma settimana prossima ottima E programmazione. poi ragazzi, Overwatch, le Ranked, noi ci stiamo giocando a bestia, e vi daremo le nostre impressioni. Quindi la prossima settimana torniamo con Firello, con Morlu, e vi parliamo insomma, del nostro pensiero su quello che effettivamente sta diventando e un po' anche sul futuro possibile, probabile di Overwatch. Non ci sbottoniamo per ora, Ok. non ci sbottoniamo. Ma c'era un'altra domanda di Alex Lasciù che vorrei fare, poraccio, Vai, perché se no, vai. insomma, e chiede tutto ciò che potete dirmi, anche speculazioni su Cyberpunk 2033, fra l'altro l'ha chiamato. Ti piacerebbe? No, no, non è, esce nel 2077 quel gioco, quindi vai tranquilla, è inutile che gli abbrevi. No, esce nel 2077. E non si sa niente, Niente, hanno niente, perché CD fatto. Projekt Red è super blindata. Ma dico che secondo me i leak, quelli che leakano la roba lì, l'ammazzano proprio in Polonia. Sono così. Non c'è verso. Non si sa nulla. Giuro, Zero, no, giuro. no, hanno fatto tanti anni fa, un paio d'anni fa, forse 2 e mezzo, questa sorta di trailer fatto sulla base della fotogrammetria di una modella che poi faceva, poi è stata trasformata grazie a software di ritocco digitale in un androide, quando ancora la fotogrammetria non si sapeva, cioè non si usava regolarmente in ambito videoludico. Adesso la usa chiunque, a partire da Star Wars, che ha avuto il coraggio di presentarla, cioè di usarla come un aggancio mediatico. Adesso tutti in fotogrammetria, però poi zero, non si sa proprio nulla. Ci chiedevano, vediamo un po'. Secondo Camicia voi, Nerfossa chiede:
Ah, vai, scusami. Secondo voi Mi sento un po' di lag. su PlayStation 4 Neo ci sarà finalmente la retrocompatibilità? Sarebbe anche ora considerando l'aumento di acquisti sul PlayStation Store anche per i giochi PS3. Dexter Frank, ci pensavo giusto oggi, ho fatto un articoletto per OPM relativo ai titoli del, OPM sarebbe Official PlayStation Magazine, relativo ai titoli del Plus, e dicevo però è un peccato perché al di là di Fat Princess esce questo mese Call of Juarez, quello in digitale, ed era uno shooter veramente bellino che sarebbe Una stato... figata era una figata, mi è piaciuto tantissimo Era averlo. bello, era bello, e sarebbe stato piacevole recuperarlo. Ho detto, è proprio un peccato, se sarebbe bello se con Nio arrivasse anche la retrocompatibilità. Però, vattela a pesca, non lo so. Allora, vediamo un po'. Altre domande. Camicia del Fossa, velocemente. Todd, ti sono passati di Witcher 3 a 25 euro. Subito, di corsa. Cioè, immediata. Vai, vai, muoviti, subito. Senti, Allora. È arrivato anche il Serpe, ciao Serpe. c'è un Poi, utente che un'altra si domanda. chiama Iriut puttana di Crota, che chi non gioca a Destiny non capisce, ma è bellissimo. La remastered di Arkham Asylum si, e City si fa entro l'anno? Sì, dovrebbe essere entro l'anno. Dovrebbe essere entro l'anno. Doveva arrivare adesso, Stata sostanzialmente, è rimandata. stata rimandata. Allora, Vinzolo, Todd, mi sto avvicinando ora al mondo PC. Infatti devo assemblarne uno, ma verso settembre-ottobre quanto dovrebbero costare in teoria le 1070, stesso prezzo di ora? Non si può mai dire perché sul lungo tempo così, perché bisogna sempre vedere quello che fa la concorrenza. Perché Nvidia in genere la spara sempre grossissima, come ha fatto con la 1080, che secondo me non è stata neanche super elegante come cosa. Però vabbè, purtroppo la colpa non è loro, ma è anche del nostro mercato, che lo sappiamo, è una tragedia con l'IVA e i costi di importazione. Però vabbè, bisogna vedere cosa butterà fuori AMD, perché se AMD butta fuori una scheda di fascia alta, che ricordiamo, l'RX 480 è fascia media, ragazzi, non fascia alta, quindi non paragonatela alla 1070. Ok? E alla 1080. Se farà uscire un nuovo sistema, una nuova scheda più potente, allora sicuramente i prezzi si abbasseranno di molto. Altrimenti non aspettate che si abbasseranno poi di chissà quanto. Però sicuramente si stabilizzeranno e si abbassano almeno di una cinquantina di euro. Le trovi almeno 50 euro in meno di quanto sono adesso. Perché Ok, adesso sono veramente troppo costose. senti, ci avviamo alla fine. Volevo rispondere un paio di domande. Passerotto chiede quando esce il nuovo numero di PlayStation ufficiale e se parlerà di E3. Parlerà di E3. Forse c'è una sorpresa, non lo so. Che dici, Todd? Sul Sì, nuovo numero di c'è. PlayStation ufficiale? C'è? C'è? C'è. Secondo me Beh, c'è, sì. secondo te c'è? Dovrebbe Vai, pari risposta, arrivare entro metà mese, quindi... L'11 probabilmente. Mi hanno chiesto se ho allora. visto il finale di Game of Thrones. Sì, l'ho visto. Ed Dai, è. io l'ho visto No! anch'io. Boo, brava, boo, dai, Cioè, sì. No, finalmente, sì. cazzo, Game of Thrones si è ricordato che è Game of Thrones. Cioè, la 5. Eh sì, perché era un po' che si era scordato, La secondo 5 me. faceva schifo. Oh, lo dico. Aspetta, no, buono, la 5 qual è? La 5 qual è senza La 5, la spoilerare? Ce la fai a non serie. La spoilerare? serie. La quinta Ah, serie. no, la stagione. La Sì, la stagione, dici, stagione, cioè, ok. era proprio una roba di merda, cioè c'era troppa Sì, magia, c'aveva finale per più bassi niente, che alti, diciamo così. cioè, una roba indecorosa. Sì. Ci ho detto, Siamo opinioni quasi sulle... velocemente. Ah. No, c'era opinioni Allora, sulle Camicia. remastered di Bioshock, sono sensate, io lo dico una volta per tutte, Lorenzo, sì, nel senso, per gli utenti console... Oggi andare a recuperare roba vecchia senza le remastered è un problema di disponibilità, di noia, di riattaccare le console vecchie. Se siete utenti PC, probabilmente l'aggiornamento tecnico non è mai così eccezionale da giustificare la remastered. Quindi andate a recuperarvi, tanto è tutto retrocompatibile. Ma se avete una PlayStation 4, non vi siete mai presi Bioshock, vi viene lo sghiribizzo. E andare a riattaccare la PlayStation 3 per rimettere Bioshock? No, non lo fa nessuno. Quindi la remastered commercialmente ha senso e ha Manco io. senso se... Cioè per quegli utenti... Cioè, Bioshock è una gran bella saga, quindi se non l'avete fatto È un è gran bel pezzo di gioco. pazzo. È un gran bel pezzo di gioco. Allora, Bom88, aspettative su Horizon Zero Dawn. L'ho provato io, l'ho Dai, con giocato questa chiudiamo, e eh?
Figata clamorosa, Boms. Figata clamorosa, molto al di sopra di quello che mi aspettavo. E c'è tanta, veramente tanta roba. E sembra che i guerrieri stavolta siano proprio superati. Speriamo che la storia sia all'altezza di tutto il resto. Perché se è così, ragazzi, gioco del secolo. Boom! La sparo, via, basta. Vabbè. Allora, c'è qualcos'altro? No, 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 veloce, finiamo veloce. qui perché abbiamo già sforato anche. Ok, va E bene, va bene. ringrazio tutti quanti per la partecipazione, per le domande. Vi ricordo che se non siete iscritti, potete iscrivervi sul nostro canale e riceverete una notifica tutte le volte che andiamo online. Stasera alle 21, fra l'altro, si gioca a The Division con Yuri. Domani dalle 16 comincia la Discomfort Zone su Alien Isolation, mentre domani sera alle 9 Sera. la sera Ci ci siamo. sono Ci Morlu. siamo io, Morlu, torniamo con B-Side, ospite il Merlo e un altro paio di, insomma, i soliti del Frosinone Police Department. Ok, e che facciamo? Hot Night, Heroes of the Storm Night, però, beh, chiaramente parliamo come al solito, giochiamo in Team League stavolta e parliamo, insomma, del nuovo sistema delle ranked, gli diremo le nostre opinioni e si può dire fra? Si può Sì, dire che c'è il giveaway. si può Lo possiamo dire. dire. Ci sarà anche un gran bel giveaway di chi? Quindi, Se volete le skin. skin, personaggi. Ragazzi, le skin sono serie. Non so, sono Su serie, lo serie, dico. Dai. prima me le guardo io, me ne prendo un paio e poi vi facciamo il giveaway. No, no, Va scherzo, scherzo. bene. Sono tutte per voi. Grazie ancora, ragazzi. Ciao a tutti, Saluti, alla ragazzi. prossima. Grazie. Ciao Ciao, ciao. ciao.